decisione sugli utenti che allarga, diciamo, la possibilità di ricambio del parco auto perché tiene conto di necessità, vediamo la posizione degli operatori del settore che invece sta andando molto rapidamente in questa direzione, ci crede, sta modificando le proprie aziende e stanno nascendo anche nuove soluzioni, nuove opportunità. Su questo, come è emerso, l'istituzione gioca un ruolo chiave perché questo cambiamento necessariamente deve coinvolgere tutta la filiera, dagli utenti agli operatori, deve sapere intercettare quelle novità che la tecnologia e il mercato portano molto rapidamente oggi e che rendono le scelte necessariamente impegnate a capire cosa sta succedendo di nuovo e deve tener conto delle reali capacità e possibilità dei cittadini. Quindi le chiedo quali sono le linee strategiche appunto del Ministero che intende mettere in atto per favorire. Grazie, no, grazie a lei. Innanzitutto grazie a tutti voi per questa opportunità di poter parlare di elettrico. Diciamo che oggi parlare di elettrico nella mobilità in generale, nei trasporti e mobilità, è pure abbastanza di moda, no? Però avere delle persone, degli interlocutori che riescono veramente entrare anche nel merito della questione e non semplicemente dando una spolverata all'interessante foglio patinato. Beh, ci permette appunto di raccogliere degli spunti, di avere delle idee, magari di poter aggiungere anche e capire quelle che possono essere le potenziali criticità che sono state anche giustamente esposte durante questo panel. Quindi grazie veramente per questa opportunità, anche perché io sono un amante dell'elettrico nel ruolo che oggi rivesto, ma sono un amante dell'elettrico appunto da cittadino. Però un manto elettrico dove l'elettrico serve e dove l'elettrico può essere utilizzato. Perché attenzione, noi parliamo oggi di mobilità in questo momento, mobilità a 360 gradi. Abbiamo sentito ACI, abbiamo sentito giustamente i rappresentanti di multinazionali, aziende importantissime che si occupano di mobilità di massa e dall'altra parte della gestione del leasing, quindi di multinazionali che operano su settori molto importanti della nostra economia, ma che sono uno spicchio della nostra economia, perché ci dobbiamo ricordare come il trasporto pesante, oggi la stragrande maggioranza delle merci che oggi noi abbiamo al supermercato, la scatoletta di tonno che la signora Maria può comprare e noi possiamo comprare al supermercato, vengono trasportati con dei mezzi a motore endotermico. Questa è la realtà di oggi. Poi, indubbiamente, oggi dobbiamo guardare a quello che sarà il futuro e quindi la sua domanda è non solo pertinente, ma è azzeccata. Che cosa vuole fare questo governo, il governo Draghi, per quanto riguarda questa materia così importante, che è uno spicchio del nostro futuro? Oggi alcuni aspetti sono già stati, alcuni numeri sono già stati enunciati. Importanti investimenti, parliamo di 2 miliardi per quanto riguarda il ricambio del parco delle grandi, soprattutto che immagino sarà per le grandi città, ma non solo per quanto riguarda il parco dei mezzi pubblici. Sottolineo il fatto che sono previsti investimenti per quanto riguarda la transizione anche nelle navi, perché è un argomento di cui si parla poco, ma possiamo solo immaginare da cittadini, senza numeri, perché quanto inquini una nave da crociera ormeggiata in un qualunque porto italiano. Sappiamo che ci sono i porti italiani dove contemporaneamente, questo è l'auspicio che tutti quanti abbiamo, ritorneranno a essere ormeggiate 7-8 navi da crociera, a quel punto stiamo capendo di cosa stiamo parlando. Dunque, per venire alla questione. I numeri dell'Europa sono indubbiamente numeri molto sfidanti, ma i numeri dell'Europa devono essere, diciamo, letti anche in una chiave che è la nostra chiave, perché è vero, l'Europa ci dà degli indirizzi, giustamente questi indirizzi sono il nostro obiettivo, però dobbiamo anche guardare la realtà. Giustamente il rappresentante di ACI ci ricordava come purtroppo per mille ragioni
che sono legate alla nostra economia, alla nostra cultura, per tante ragioni. L'Italia, assieme a pochi altri paesi, Portogallo, Spagna, poco, però anche loro, è uno di quei paesi che ha il parco vetture più anziano d'Europa. Dunque, iniziare un percorso di transizione è fondamentale innanzitutto su questo argomento. Transizione, lei giustamente era partito benissimo, secondo me, ricordando questo termine, perché noi oggi dobbiamo parlare di transizione, e la transizione si verifica quando ci sono una serie di tempi equilibrati che possono mettere assieme, e lei diceva giustamente, sociale, economico e industriale. A volte i tempi dell'industria sono tempi legati alla tecnica, e giustamente ci si ricordava come oggi la tecnica sia una tecnica arrivata dal punto di vista tecnologico per quanto riguarda il tema di cui stiamo parlando, anche se sulle batterie si stanno facendo passi avanti importanti. Però si ricordava giustamente come il prezzo delle batterie diminuirà anche del 30% nei prossimi anni, ma contestualmente si faceva riferimento a come purtroppo il prezzo delle batterie, o comunque delle materie prime legate alle batterie, sia dovuto anche a dei sistemi che possiamo definire di sfruttamento di determinate popolazioni. Sappiamo cosa sta avvenendo in Afghanistan in queste ore, e leggendo i giornali scopriamo che una delle ragioni per le quali una delle grandi potenze mondiali, cioè la Cina, è fortemente interessata alle terre afghane non è tanto salvare il popolo afghano dai talebani, e lo sappiamo perfettamente, non ce lo dobbiamo nascondere, basta aprire qualunque giornale e scopriamo che uno degli obiettivi cinesi è quello delle terre rare di cui l'Afghanistan è ricco. Dunque, per questa ragione dobbiamo cercare di contemperare in maniera equilibrata gli interessi vari, perché noi è vero che vogliamo fare i primi della classe, e l'Europa oramai è abbastanza nota su questo dal punto di vista ambientale, ecologico, sociale, per mille ragioni. Cioè, grazie a Dio, io sono orgoglioso di essere italiano ed europeo e di avere, per esempio, un argomento che interessa a tutti noi, una sanità che risponde immediatamente a prescindere dal fatto che dal colore della pelle, dalla cultura, dalla religione, e soprattutto dal conto in banco, dalla assicurazione che hai. Io di questo sono orgogliosissimo, e magari potessimo mantenerlo per per le generazioni a venire. Detto questo, però, dobbiamo contemperare tutto, e quindi per questa ragione il ragionevole equilibrio col quale noi dobbiamo arrivare all'obiettivo, che è un obiettivo, abbiamo detto, sfidante, che è un obiettivo che sicuramente ci vede coinvolti, parte anche dal presupposto che, vista la complessità del mondo di cui stiamo parlando, della mobilità e dei trasporti, e visto anche la possibilità che oggi le varie tecnologie ci stanno mettendo a disposizione, è stato citato l'idrogeno, c'è il GNL per quanto riguarda il trasporto pesante, ci sono anche altri sistemi che potranno permettere di coadiuvare il mercato del trasporto e la mobilità. A questo punto è ragionevole, dal mio punto di vista, pensare a una vera neutralità tecnologica. Neutralità tecnologica che di solito viene citata per quanto riguarda le nuove tecnologie, ma che oggi possiamo anche mutare sul fronte della mobilità. Quindi l'elettrico dove serve? Viva! Nelle città, viva l'elettrico! Tra le mie deleghe ho lo sviluppo delle smart road, e sicuramente nelle grandi città, soprattutto nelle grandi città, ma sicuramente dove ci sono delle strade preferenziali, delle vie, delle corsie preferenziali dedicate al trasporto pubblico, e viva l'elettrico, e sempre guardando in prospettiva, ma una prospettiva non Star Trek tra 300 anni col comandante Kirk che ci descrive il suo universo, ma tra pochi anni avremo l'opportunità e la possibilità di vedere dei mezzi elettrici che viaggiano autonomamente appunto su queste corsie preferenziali. Ribadisco, non stiamo parlando di cose dell'iperuranio, di realtà dell'iperuranio. Dunque, il fatto che l'Italia, anche attraverso degli imprenditori, delle aziende, delle multinazionali, non solo, anche aziende nazionali, abbia la possibilità di avere la primazia
riguardo allo sviluppo di alcune di queste tecnologie, ribadito per fortuna, il fatto che con la grande opportunità che abbiamo, che a volte viene purtroppo non dimenticata ma sottaciuta, e cioè il fatto di avere politecnici, università, centri di ricerca assolutamente avanzati su questo tema, e il fatto di poter mettere a disposizione delle società private tutto lo sviluppo che appunto attraverso questi enti pubblici si sta, e non solo, si sta realizzando, beh, a quel punto si crea veramente un volano positivo, perché se i legittimi interessi privati riescono a matchare con l'interesse pubblico, a quel punto riusciamo veramente a trovare quella possibilità, quella benzina, che è una parola che qua oggi non potevo citare ma l'ho detto, quella benzina che ci dà lo sprint in più. Qua stiamo parlando veramente della famosa ricarica a 100 kWh, ma qua stiamo parlando a 1000 kWh, perché le grandi opportunità che l'Italia ha attraverso le proprie aziende e, come dicevo, i propri centri di ricerca potrà essere diciamo un volano per lo sviluppo. Però serve qualcuno che faccia la regia, perché altrimenti oggi, e qui sicuramente qualcuno lo sa anche tra il pubblico, molto spesso, ma non è un problema italiano, è un problema generale, è anche ragionevole che l'azienda che ha un determinato know-how si tenga il proprio know-how, perché non vuole, vuole evitare che il concorrente lo possa condividere. Però è anche ragionevole che quando delle iniziative, che sono iniziative, come dicevo e lo citavo prima, delle università o dei centri di ricerca pubblici, possono essere messe sul tavolo perché ci sia uno sviluppo veramente a quel punto sostenibile, per far capire e per avere un indirizzo anche delle aziende, perché ben vengano aziende che stanno investendo verso una determinata direzione. Ricordiamo che le aziende fanno i loro interessi, stiamo comunque dicendo che ben venga che si va in una determinata direzione, che il pubblico, il governo in questo caso, dia quella direzione, segua quella direzione, ma partendo dal presupposto, come dicevo, che la neutralità tecnologica deve essere il nostro mantra. E quindi viva l'elettrico dove serve e quando noi lo possiamo sviluppare al meglio, senza dimenticarci che in un breve periodo ci saranno anche altre opportunità. Il tutto sulla base, uno, degli interessi geopolitici che ho buttato rapidamente lì, dei quali però non possiamo assolutamente dimenticarci, legarci mani e piedi alla potenza cinese, francamente non la vedo proprio come un'ipotesi geniale. Dall'altra parte dobbiamo fare in modo che nessuno rimanga indietro, e quindi se da un punto di vista economico ed industriale alcune aree del paese, perché giustamente veniva ricordato dal rappresentante di Autostrade che verrà realizzata una colonnina elettrica, un centro di rifornimento elettrico, uno al centro, uno al nord e uno al sud, va benissimo, e nessuno deve essere dimenticato da questo punto di vista. Il governo italiano per esempio ha investito e sta investendo per l'alta velocità verso Reggio Calabria e la velocizzazione in Sicilia delle ferrovie circa 18 miliardi di euro, 12 miliardi per Reggio Calabria e la restante parte per la Sicilia. E faccio questo esempio anche per capirci, che è un esempio che sicuramente gli imprenditori qui seduti capiranno. Oggi si discute ancora il ponte sullo Stretto di Messina. Io non sono né di Messina né di Reggio Calabria, come si sente dal mio accento, sono lombardo, sono milanese. E da milanese io dico che non fare il ponte sullo Stretto di Messina con un investimento di 12 miliardi per arrivare a Reggio con l'alta velocità e la contestuale velocizzazione alla Sicilia sarebbe una stupidaggine atomica, una volta che ci siano chiaramente tutte le logiche tecnologiche perché venga realizzato un ponte sicuro. Perché scusate, noi adesso partiamo da Rimini, giusto? Andiamo a Reggio Calabria, il nostro obiettivo è Catania, prendiamo il treno ad alta velocità, arriviamo a Reggio e in un ipotetico futuro, ma che entro il 2026, giugno 2026, quando ci sarà l'alta velocità per Reggio, noi dovremo scendere dal treno, okay, prendere il traghetto
e a quel punto riprendere un altro treno per andare veloce, per andare nel nostro obiettivo in Sicilia. Visto che è stato detto giustamente che l'obiettivo, cioè la logica non è più l'obiettivo, ma è il viaggio, a questo punto grazie per avermelo ricordato, perché mi avete motivato ancora una volta in più che entro settembre devo tornare a Reggio e a Messina per cercare di convincere anche le persone che a Reggio e Messina sono tutti tranquilli, vi assicuro che la vogliono. Devo tornare a Roma per convincere gli ultimi che forse non hanno ancora compreso questa, che secondo me è una solidità assoluta, che invece deve in qualche maniera essere risolta. Perché facevo questo esempio? Perché oggi realizzare la colonnina, dare a disposizione la possibilità del mezzo pubblico, eccetera, eccetera, ma contestualmente non creare un ambiente positivo perché tutto possa essere realmente usufruito anche dai milioni di piloti, autisti che oggi usano la vettura, sarebbe veramente, francamente, assurdo. Dunque, rimaniamo appunto sulla neutralità tecnologica. Il governo sta investendo in maniera importante per quanto riguarda l'elettrico, non escludo che domani si possa investire altrettanto in maniera impegnata chiaramente sulle altre forme di altri sistemi di trasporto, ricordando che contestualmente, per esempio, al tema dell'alta velocità e quindi della ferrovia elettrica, per come la conosciamo, in Lombardia entro il 2023, quindi arriveranno i primi treni a idrogeno che collegheranno la Val Camonica. È un, diciamo, è il primo tratto realmente sperimentale, un esempio che noi potremo portare in tutta Europa, e questo per esempio potrà permetterci realmente di collegare realtà che, se collegate per elettrificazione, perché in Italia ci sono ancora molti posti dove purtroppo la ferrovia non è elettrica ma è a gasolio, se questa, diciamo, sperimentazione arriverà a buon termine e darà degli ottimi risultati come negli auspici di tutti, ci potrà permettere di ridurre gli investimenti sull'elettrificazione per comunque avere un'altra forma ecologica meno impattante per il trasporto di massa. Quindi questo chiaramente è l'obiettivo del governo, è l'obiettivo dell'Europa, non dobbiamo assolutamente mai dimenticarci nessuno. Grazie.